Bentornati in un nuovo video. Oggi vedremo come ho scattato queste fotografie e farò una descrizione approfondita di tutti quelli che sono i setup luce che ho utilizzato. Quindi non perderti nessun minuto di questo video perché sarà davvero super interessante. Se non mi conosci, sono Marco, vivo e lavoro a Londra come fotografo pubblicitario e qui su YouTube porto tutorial di fotografia pubblicitaria e ritocco professionale, anche poi alcuni contenuti un po' più personali. Se non sei iscritto al mio canale ti invito ad iscriverti per supportarmi, lasciare un bel mi piace e soprattutto seguimi sui miei social personali ed iscriviti alla mia nuova community su Telegram proprio per restare in contatto sia con me ma anche con altre persone del settore del mondo fotografico. Pochi giorni fa ho realizzato un model shoot con una modella bionda, si chiama Isabella, e la makeup artist Tracy mi ha aiutato con quella che è la realizzazione di tutti i make-up necessari per questo shooting. Oggi voglio descrivermi un pochino quelli che sono i setup luce che ho utilizzato e farvi capire quali sono le scelte stilistiche soprattutto per la realizzazione di questi scatti. Premetto che in tutti i miei shoot utilizzo quelle che sono delle reference da Pinterest, quindi vado a creare un mood board non tanto per i setup di illuminazione, lì mi piace sbizzarrirmi e farmi trascinare dal momento, ma più che altro per una reference di pose da dare alla modella. Potete ovviamente seguire il flusso, quindi non dare alcuna indicazione visiva, bensì appunto gestire solamente in maniera vocale dalla vostra fotocamera, quindi come vedete la modella in camera, così potete aggiustare la posa, proprio perché a volte magari un mento un po' più in basso, un po' più in alto, uno sguardo un po' più frontale alla camera, un po' più laterale, un po' più sull'infinito, può andare a cambiare completamente quello che è il risultato di una foto. Ovviamente io vado a creare un mood board semplicemente per non andare nel caos totale quando soprattutto utilizzo due o tre luci sul set, quindi ho già tanto da gestire. Gestire poi ovviamente anche proprio l'idea generale dello shooting senza avere alcuna immagine visiva può risultare complicato, quindi il mio suggerimento è create comunque un mood board. Poi come vedete a video in realtà non è stato proprio per nulla seguito, però appunto già avere una reference proprio se si finisce nel pallone, diciamo proprio quindi se ha la difficoltà di idee eccetera, potete sempre dare un'occhiata a quello e quindi ritornare un attimino sul binario dello shoot. Quale attrezzatura ho utilizzato per questo shooting? Come sapete io utilizzo luci Godox, in questo caso specifico ho utilizzato due Godox AD400 come luce principale e luce secondaria e poi per avere un effetto luce colorata ho utilizzato il piccolino AD100 Pro che come sapete io adoro proprio perché viene incluso con tantissime gelatine colorate e compatto ma potente allo stesso tempo, giusto per avere quegli effetti colorati che sono davvero pazzeschi. Vi farò vedere durante il corso di questo video che ho ottenuto dei risultati pazzeschi. Non vedo infatti l'ora di ritoccare queste foto. A un certo punto del video riuscirete a vedere anche la comparsa di un pannello LED, perché questa volta ho voluto creare un effetto molto particolare, quindi sfruttare sia la luce continua per andare a creare un effetto movimento con un tempo di scatto lento e poi sparare un flash con gelatina colorata e anche un flash principale proprio per avere un effetto mosso e poi frizzando l'azione con lo scatto sulla seconda tendina, ma l'andremo ad analizzare tra pochissimo. Le prime foto che realizzo in uno shooting non sono mai quelle che vado a scegliere, proprio perché ho bisogno di stabilire un attimo quello che è il feeling e il contatto con la modella. Come potete vedere c'è questo Beauty Dish, luce unica che utilizzerò come luce principale, quindi solo Beauty Dish, non ho provato altri diffusori, se non dopo ma su effetti un po' più particolari. Luce secondaria, vedete sul fondo c'è uno strip box che mi dava un po' di bianco, ma non troppo forte, diciamo volevo mantenere un tono grigio chiaro, vedete che sulla destra è un po' più chiaro, sulla sinistra è un po' più scuro, quindi per questo primo set ho realizzato quelle che sono delle fotografie beauty proprio per iniziare, anche perché alcune servono proprio alla makeup artist. Infatti diciamo tutta la prima serie di foto l'ho fatto più per darla alla makeup artist e per avere dei super beauty, ma in realtà lo scopo del mio shooting non era appunto avere questo tipo di fotografie ma quelle che vedremo fra poco. Secondo setup luce, ho spostato il Beauty Dish più sulla destra in modo da avere ombre proiettate un pochino sul viso, avere quasi un effetto Rembrandt sulla guancia destra guardando appunto dalla modella verso la fotocamera.
Abbiamo poi il Godox AD100 Pro con una gelatina arancione che mi va a sparare sul fondo, dà questa luce molto forte sia sul fondo ma anche in alcune condizioni sulla guancia e sul contorno destro che voi vedete a sinistra della modella, molto bello. La luce del flash sulla parte destra guardando dall'inquadratura era accesa leggermente giusto per darmi una schiarita in quel punto e non avere troppo effetto scuro. Quindi ho realizzato altre fotografie, il beauty dish l'ho utilizzato senza la veletta frontale perché volevo andare a lavorare un pochino di ombre dure che secondo me sul beauty ci stanno davvero molto bene. La luce era abbastanza distante, ho impostato una luce alla volta, quindi luce principale e luce secondaria e poi luce chiave o d'effetto. Valutate un attimino voi quali sono le esposizioni giuste di ogni luce. Nuovo setup, ho spostato il beauty dish molto più frontale così da avere la proiezione dell'ombra a farfalla sotto al naso, strip box sul retro che andava a schiarire leggermente la parte sinistra della modella e poi sempre luce Godox AD100 Pro, in questo caso senza alcuna gelatina davanti, oppure se non sbaglio a un certo punto ho messo anche una gelatina celeste che però in realtà non mi faceva impazzire, quindi poi l'ho tolta. E ho continuato quindi su luci bianche in generale proprio per avere una pulizia totale, anche perché il make up era molto forte, quindi aggiungere anche dei colori forse era un po' troppo spinto, quindi cercate di mantenere anche una sobrietà un attimino del frame. Come vedete in questo caso ho deciso completamente di cambiare lente, ho sempre voluto provare a scattare dei super beauty con una lente macro, quindi ho montato il 90mm f2.8 della Sony, lente pazzesca, forse anche troppo nitida sui ritratti, anche perché stavo scattando a f13, quindi molta nitidezza, molta profondità di campo, anche se essendo un macro diciamo non ci va a spingere così tanto sulla profondità di campo, però la possibilità di avvicinarmi tantissimo al viso mi dava davvero quella sensazione di connessione con la modella, soprattutto perché gli occhi, lo sguardo erano molto belli, quindi sono super soddisfatto diciamo di questo set che forse adesso stava iniziando a prendere piede. Però in realtà secondo me la parte più bella è stata quando ho iniziato a creare con luci, props eccetera all'interno della scena. Vi faccio vedere giusto qualche altra fotina che ho ottenuto sempre con il 90mm macro. Ecco, qui ad esempio ho iniziato a dare delle indicazioni alla modella cercando un attimino di ottenere quelle che sono delle foto un po' più personali, quindi delle foto scattate proprio da me, non seguendo delle reference. Ho chiesto alla modella di spingere leggermente il labbro con il pollice in maniera più delicata, in maniera un po' più forte, proprio per fare delle prove. Alza un po' il mento, abbassa un po' il mento, proprio per avere delle varianti e soprattutto dopo poter scegliere tra una bella vastità di foto, perché sennò a fine che fate tre foto non vi piacciono e quindi le scartate tutte quante. Preferisco sempre avere un maggior numero di foto. In questo caso ho concluso lo shoot con 670 foto tipo, quindi non sono nemmeno poi così tante, però ci sono davvero alcuni scatti molto belli. Mi ho anticipato prima che a un certo punto del video ho utilizzato un pannello LED che in questo caso diventa la luce principale, non è più il beauty dish sul frontale, perché il beauty dish sul frontale è una luce, non la chiamerei chiave, nemmeno d'effetto, è una luce secondaria che mi va a schiarire tutto il frame senza andare ad essere prepotente sulle altre due luci. La luce d'effetto in questo caso era il Godox AD100 Pro sulla sinistra che appunto mi andava a creare questo bel colore con la gelatina, ho creato quindi un effetto di teal and orange stesso in camera. Tempo di scatto un quinto di secondo e cosa facevo? Vi faccio vedere appunto sempre 90 mm come lente. Ho chiesto alla modella di muoversi molto lentamente, cambiare pose eccetera. Quello che facevo io, mi muovevo con la camera mentre scattavo, quindi guardate quanti movimenti faccio con la camera. Premevo il tasto di scatto e davo un colpetto. In questo modo, partendo con la modella, quindi mettiamo caso che questo è il frame che voglio ottenere, io partivo con il frame in questa posizione, giravo verso la modella e qui mi veniva il frame centrale. Infatti vedete che in molte foto la modella è quasi al centro oppure comunque sulla regola dei terzi, proprio perché partivo quasi da fuori frame per catturare l'effetto movimento della luce arancione e poi con i due flash andavo a frizzare tutta l'azione. E queste sono delle foto molto interessanti, alcune sono da buttare perché ovviamente non sai mai cosa ti viene fuori, cosa ti aspetti, non sono foto controllate, ti lasci seguire un po' da quella che è la fortuna, ma soprattutto anche da effettuare tante prove proprio per andare a ottenere uno scatto desiderato, quindi uno scatto bello che ci possa appunto piacere.
Ho continuato quindi a fare altre fotografie del genere quando poi ho deciso di cambiare set perché ero soddisfatto da alcune foto che avevo ottenuto in quella condizione di luce. Cosa ho fatto? Volevo provare a sperimentare un attimino una foto che avevo visto sul mood board, o meglio che avevo aggiunto nel mood board, e questa includeva una luce molto blu, oppure in questo caso sono partito con una luce ciano e poi ho provato una luce blu. Proprio per avere questa luce laterale, luci ombre molto dure, vedete com'è bello, c'è praticamente questa luce molto forte che proviene dalla parte destra e poi sulla sinistra c'è comunque luce sul fondo perché il Beauty Dish poi crea una bella diffusione di luce, ma abbiamo tutta questa parte nera sulla parte sinistra, molto bella secondo me, queste sono foto un po' d'effetto e ne ho selezionate due o tre che sono davvero molto belle. Anche in questo caso si cerca di direzionare la modella, quindi le si chiede un attimino la posa desiderata guardando in camera, alcune le ho scattate un po' più da lontano, alcune un po' più da vicino, alcune con la modella di lato, quindi tre quarti, completamente laterale, guardando in camera, di profilo. Cercate di sperimentare, non siate mai fermi, non siate statici e soprattutto non siate fotografi che annoiano la modella. Parlate, anche se la foto non vi piace, diciamo, non state lì a continuare a scattarla, oppure se la foto vi piace, non scattate sempre la stessa, bensì appunto sperimentate, magari quella foto vi piace, ma scattandola di tre quarti è ancora più bella. Proprio per questo io lo ripeto sempre, durante le fotografie non bisogna mai stare fermi, né da parte del fotografo né da parte della modella. Si creano a volte delle combo particolari tra i due che creano dei risultati pazzeschi. Ecco, vedete, a un certo punto abbiamo incluso anche delle mani all'interno degli scatti proprio perché non mi soddisfaceva appieno la presenza solo del viso. Diciamo, volevo un qualcosa che facesse da contorno anche alle immagini. Ottenute ovviamente alcune immagini interessanti, ho deciso di cambiare completamente set. Mi era venuta questa idea di utilizzare questo foulard fucsia che appunto aveva portato stesso la modella. E cosa ho deciso di fare? Ho detto alla modella di spogliarsi completamente almeno sulla parte superiore e ho chiesto alla makeup artist di aiutare un attimino a avvolgere questa fascia intorno alla modella stessa. La mia idea era quella di avere un risultato di una foto cattiva, di una foto aggressiva, no? Come si può definire, è un po' strano definirlo in questo modo, però volevo che la modella fosse incazzata, come se stesse cercando di tirarsi all'interno di queste fasce, no? Non so effettivamente cosa volevo comunicare, però secondo me ho ottenuto delle belle immagini. La prima foto che ho scattato per provare le luci è uscita bellissima. L'unica cosa che mi dispiace è che i capelli sono troppo perfetti. La modella ha questo bel taglio che secondo me scombinato è ancora più bello. Però devo dire la verità, questa foto è proprio bella. Poi ovviamente ho continuato a sperimentare, ho chiesto alla modella di aprire un po' il gap tra una fascia e l'altra, di provare a chiudere, di provare a spostare le mani verso la fotocamera, guardare un po' a destra, un po' a sinistra, darmi degli sguardi un po' più aggressivi. A un certo punto le ho chiesto, cerca di dare dei morsi con le labbra, proprio per avere questo senso di tensione sul viso, questo senso di cattiveria. Penultimo setup luci, ho tolto il Beauty Dish, ho utilizzato una parabola con una griglia di diffusione a 20 gradi. Vedete anche che ho acceso ovviamente la luce pilota, se no non riuscivo ad avere la percezione della luce, soprattutto essendo un cono stretto, mi serviva a capire se la modella fosse in luce o leggermente già fuori dal raggio d'azione della parabola con la griglia nido d'ape. Ho proiettato quindi quest'ombra molto dura sotto al mento, che in questo caso se avessi schiarito quest'ombra con un flash dal basso, con un pannello riflettente, avrebbe perso completamente il mood della fotografia, quindi un mood con ombre molto proiettate. Vedete in alcune foto che la modella ha leggermente il mento verso il basso e gli occhi vanno completamente in ombra a causa delle sopracciglia ed è un risultato non piacevole secondo me. Quindi poi a un certo punto ho chiesto alla modella di iniziare ad alzare il mento, quindi darmi un bello sguardo, diciamo, verso il basso, che in generale dà un senso molto di sicurezza quando si fa una cosa del genere. Io che cerco di imitare poi in camera queste cose per farmi capire un pochino meglio. Però sì, diciamo appunto anche in questo caso, magari voi provate anche perché comunque è bello il fatto di avere gli occhi in ombra guardando in basso, però secondo me lo sguardo dall'alto era molto interessante, quindi io leggermente dal basso con gli occhi tutti belli in luce, anche perché il make-up era molto aggressivo, forse anche un po' troppo spinto sulle guance, però quando faccio delle collaborazioni io non faccio mai delle richieste
personali sul make-up, mi lascio sempre trasportare un attimino da quello che è il gusto della make-up artist, anche perché ogni make-up artist ha un suo stile di make-up, quindi proprio questa cosa mi piace perché non è mai lo stesso, non è mai deciso da me, ma diciamo si concorda insieme un pochino il mood, ovviamente in base anche al mood board che andiamo a creare. Ultimo set, bellissimo. Questo è uno specchio che praticamente vedete appeso dalle staffe dietro sulla parete di casa mia. Ho deciso di posizionarlo sul tavolo e chiedere alla modella di poggiarsi, proprio stendersi su questo specchio e darmi degli ottimi sguardi in camera. Sempre un po' provocatori, ma nulla di troppo sexy e sensuale. Diciamo, volevo ottenere comunque uno scatto abbastanza naturale. Come setup luce ho utilizzato un beauty dish leggermente laterale, quindi ombre un po' proiettate che non mi dispiacciono, e ovviamente utilizzando lo specchio era anche molto importante illuminare tutta la parete dietro, sia per avere il bianco proveniente dal retro ma anche per andare a schiarire un pochino tutta l'immagine, perché con gli specchi, se avete mai provato, vi siete resi conto che è difficilissimo illuminare perché dobbiamo andare a capire l'angolo di riflessione dello specchio in base alla camera. Quindi, siccome stavo molto basso e inquadravo la riflessione sul muro, sulla parete, ho illuminato il muro di bianco con due flash, il Godox D400 e il D100 semplicemente. Ho scattato quindi alcune fotografie, la mano sul davanti mi andava a completare quella che è la composizione, però allo stesso tempo, essendo leggermente sfocata e soprattutto molto più grande dell'altra, non mi piaceva, quindi ho chiesto alla modella di spostarla più vicino al viso proprio per avere delle fotografie un attimino un po' più interessanti. A un certo punto poi ho deciso di iniziare a scattare con un tempo di scatto più lento, come ho fatto prima, quindi questo effetto paradisiaco mosso, e devo dire che alcune foto sono molto interessanti. Vedete appunto che, come prima, davo dei colpetti con la fotocamera proprio mentre scattavo. Iniziavo da fuori frame e andavo a centrare il frame verso il centro. Anche in questo caso, se non sbaglio, forse ho scattato a un terzo o un quinto di secondo, perché avevo fatto delle prove un po' più lento, un po' più veloce. Non avevo aggiunto alcuna luce LED, ma appunto sfruttavo stesso la leggera luce ambiente che c'era proprio per catturare una leggera fascia di movimento proprio dell'immagine, questo effetto un po' paradiso, diciamo. Abbiamo quindi analizzato tutta la fase di shooting e quindi quali sono stati i set che ho utilizzato per scattare queste immagini, e spero di avervi ispirato, soprattutto se andate a realizzare degli shooting, ricreando magari qualche set che avete visto in questo video o in altri video, voi taggatemi su Instagram perché mi fa super piacere capire che quello che sto facendo ha un senso, perché diciamo questi video non è che li faccio per me, io le foto le so già fare, quindi mi raccomando ragazzi, sperimentate e fate molta pratica. Adesso voglio farvi vedere quella che è la selezione delle immagini finale che ho fatto. Spero che questo video sul retroscena di questo shoot vi sia stato davvero utile e soprattutto vi sia piaciuto. Se ciò fosse così, lasciate un bel mi piace per supportarmi, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto, come vi dicevo anche prima, andate a dare un'occhiata a quello che è il gruppo Telegram che ho creato della mia community, perché trovate persone davvero belle lì sopra e dei topic molto interessanti. Noi ci vediamo in un prossimo video, nel mentre continuate a scattare belle foto, organizzate anche voi degli shooting con modella ed esercitatevi. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Marco, ciao a tutti!